Grazie. Per le infrastrutture e grandi opere il PD assegna appalti senza gare per regalare i soldi pubblici agli amici, come per il caso Farinetti, amico di Renzi all'Expo. Per l'elezione dei parlamentari il PD vuole i capilista bloccati per controllare a quale onorevolino suddito regalare lo stipendio parlamentare come sottomesso del governo. E la natura clientelare del Partito Democratico entra nella scuola attraverso la chiamata diretta. I presidi degli istituti scolastici possono con totale discrezione chiamare un docente, controllare l'incarico di docenza senza rispetto di graduatorie, ma solo attraverso la loro scelta su ampi elenchi. Infiltrazioni della criminalità organizzata nella scelta dei docenti, pressioni politiche locali sui dirigenti scolastici per la scelta di questo o quel docente, e questo è quello che vuole il PD per la scuola dei nostri figli. Limitazione della libertà di pensiero, la qualità della docenza che viene meno, ma la spiegazione è molto semplice. Dopo le manifestazioni di questi giorni dei docenti avete capito che i docenti non vi voteranno più, e per questo volete permettere che si assumano nelle scuole dei nostri figli solo gli amici di Renzi, oltre naturalmente a garantire il posto a sua moglie. Complimenti per la disonestà.